Amici di Italia Mia, buonasera e bentornati a Mondo Volontario, il programma televisivo che si occupa di sociale, che si occupa di terzo settore, che si occupa del mondo del volontariato, voluto appunto dal CSV Napoli, il Centro per i Servizi al Volontariato di Napoli e Provincia. Vi abbiamo parlato nelle altre puntate di una serie di tematiche molto importanti, devo dire che i riscontri sono stati estremamente positivi. Questa sera vi parliamo di povertà, della povertà reale, quella concreta, la povertà di chi ha bisogno ogni giorno di un pasto, la povertà di chi ha bisogno di un tetto. Ne parliamo naturalmente, è il senso della nostro programma, con due volontari, due rappresentanti del mondo dell'associazionismo e nello specifico della città di Napoli, con Giuseppe Maienza, che è il responsabile della mensa di Porta Capuana, e con Antonietta Prestia, che è la presidentessa dell'associazione Consiglio Centrale di Napoli San Vincenzo De Paoli. Buonasera, buonasera a voi. Con voi appunto parleremo della vostra attività, di quello che succede alla mensa di Porta Capuana, ma in generale della, come dire, dell'attività che fate nei confronti del mondo della povertà, di chi ha bisogno, di chi ha necessità proprio reali, impellenti, potremmo usare tranquillamente questo aggettivo. Una delle attività che il CSV Napoli, assieme a Qui Foundation e assieme naturalmente alle associazioni, mette in campo su questo settore è il progetto Pasto Buono. Che cos'è il progetto Pasto Buono? È un progetto che intende mettere in dialogo il mondo del profit delle aziende con il no profit, con l'associazionismo e con il volontariato. Le aziende mettono a disposizione dei pasti, le derrate alimentari, alle associazioni come quelle gestite appunto da Giuseppe e da Antonietta, le quali poi a loro volta, diciamo, le distribuiscono a chi ne ha bisogno. Sul progetto specifico c'è anche un servizio che abbiamo preparato, girato quest'estate, quindi vedrete, oltre a Giuseppe in maniche, con maniche corte, anche tutti quanti gli altri, e vi racconteremo proprio questo progetto che coinvolge una società di navigazione molto importante, la Tirrenia. Se la regia è pronta, vi prego di mandare il servizio. Un progetto contro lo spreco alimentare e Pasto Buono, iniziativa realizzata da Qui Foundation e Tirrenia, che a Napoli si avvale della collaborazione del Centro di Servizio per il Volontariato. Questa è un'iniziativa grazie alla quale le eccedenze alimentari offerte dalle aziende partner del progetto vengono ridistribuite alle famiglie e alle persone in stato di indigenza. Grazie alle reti di associazioni e di volontari presenti sul territorio napoletano, questo cibo invenduto viene stoccato e ridistribuito. Il ruolo della Tirrenia è di consegnare pasti in eccedenza a dei volontari che li vengono a ritirare già tutto preparato per poi essere consegnati a persone che hanno bisogno. In un periodo in cui veramente gli sprechi sono da combattere, questa iniziativa non solo lodevole ma anche da prendere ad esempio, diciamo. Il ruolo del CSV Napoli è quello di creare occasioni per avvicinare il mondo del profit a quello del volontariato, affinché si sviluppi una cultura della responsabilità sociale condivisa. Il CSV Napoli intende fare sinergia con il mondo delle imprese e con le organizzazioni del volontariato. Questo dà modo non solo di impattare il territorio, ma di fare rete e quindi di andare incontro a quelle che sono le esigenze vere del territorio e di contrastare la povertà che è in continuo aumento. La collaborazione tra il mondo delle imprese e quello del volontariato permette di coniugare lo sviluppo economico con quello sociale ed ambientale, attivando percorsi virtuosi che vanno a beneficio dell'intera comunità. La nostra attività vuole essere un punto di riferimento per senza fissa dimora. Il progetto Pasto Buono per noi è di massima importanza, soprattutto in questo periodo estivo dove l'utenza effettivamente raddoppia, molte mense a Napoli nel territorio quindi chiudono e noi al giorno contiamo non i soliti 20-30 amici che vengono a pranzo, ma ne contiamo circa il doppio. Eccoci tornati in studio, CSV Napoli ringrazia la Tirrenia Qui Foundation perché questo progetto sta andando benissimo. Adesso ne lanceremo un altro sulla stessa falsa riga, con un appello alle altre attività che si occupano di alimentazione affinché aiutino appunto queste associazioni e quindi chi ha bisogno dell'apporto dei volontari di questa
associazione. Però intanto noi ci concentriamo sull'associazione di questa sera. Cominciamo proprio da Antonietta Prestia. Ce la racconti? Che cosa fa il gruppo San Vincenzo De Paoli? In che modo è strutturata e di che cosa si occupa nello specifico? La San Vincenzo De Paoli è un'associazione a livello mondiale. In Italia conta tantissime sedi. E Napoli, con il suo consiglio centrale, conta 26 conferenze. E le conferenze altro non sono che l'espressione dei volontari. È un gruppo di volontari guidati da un presidente. E il consiglio centrale non fa altro che esprimere ciò che viene richiesto dalle conferenze. La conferenza Don Raffaele Criscuolo appunto si occupa di queste persone che hanno bisogno di un pasto caldo. Nelle altre conferenze troviamo posto per ambulatori, per doposcuola, per guardaroba, per assistenza diretta, ma il fine del vero vincenziano è la visita a domicilio. Non aspettiamo che il fratello che ha bisogno chieda, ma dobbiamo essere noi ad accorgerci dei suoi bisogni e dobbiamo avvicinarci. Quanti sono i volontari vincenziani a Napoli, naturalmente? Hai dato dei numeri, hai parlato delle conferenze, ma se dovessimo quantificarli così all'ingrosso e non necessariamente centinaia, migliaia, quanti possono essere? No, siamo diverse centinaia di volontari, appunto divise in queste conferenze, che toccano un po' tutti i quartieri di Napoli, anche quelli di periferia, giustamente. Certo. Dove si lavora davvero tanto. Porta Capuana, la mensa di Porta Capuana non è periferia, è vero centro, e lì, come dire, è un crocevia di bisogni, di necessità, no? Ce lo racconti un po' cosa succede a Porta Capuana, Giuseppe? Sì, Porta Capuana, è importante contestualizzare la nostra struttura, siamo proprio all'interno del monumento, quindi della forza più importante porta di Napoli. Certo. E ospitati da locali della parrocchia Santa Caterina a Formello. Quotidianamente ci troviamo a prestare con eccellente, direi, forma di volontariato data da circa una trentina di amici che si prestano ad effettuare un servizio verso gli ultimi. Per termine ultimi si intende persone bisognose, persone che comunque alla fine vengono lì per qualsiasi tipo di esigenza e di bisogno, chiaramente. Noi ci adoperiamo per offrire un pasto caldo, ma non solo un pasto caldo, piuttosto a volte ci troviamo ad ascoltare, perché la vera fame di queste persone che ci vengono a trovare è proprio una fame di ascolto. Ecco, parliamo di questo, questa è una domanda che faccio ad entrambi, parliamo di questa necessità di ascolto, è una cosa che, voglio dire, voi riscontrate da poco, che è cresciuta nel tempo, che in questo periodo di particolare crisi economica e sociale è aumentato, oppure è una cosa storica che ci portiamo dietro da un po'? Diciamo, facciamo un ragionamento su questa fame di ascolto, come la definiva Giuseppe e Antonietta. Nell'ultimo periodo, sicuramente con la crisi economica che incombe su tutta Italia, su tutta Europa, il bisogno di ascolto è notevolmente aumentato. Devo dire con grande soddisfazione che proprio ieri abbiamo terminato un corso con il titolo Ascoltarsi per ascoltare. Perché è difficile ascoltare, no? Certo, è difficilissimo ascoltare. E senza rompere gli equilibri dell'interlocutore, bisogna stare bene attenti a ciò che si dice e bisogna stare molto attenti alla richiesta, spessissimo tra le righe, perché non è che... Non è diretta. No, non è mai aperta la richiesta. È velata, quindi bisogna stare attenti a ciò che viene richiesto. Ecco, Giuseppe, parliamo proprio di questo, parliamo della vergogna, se posso usare questo termine forte, però chiaramente indicativo, del pudore di chi viene da noi. Quanto ce n'è e quanto deve il volontario lavorare su questo, come dire, su questo rapporto, su questo contatto? Da noi arrivano, mi viene in mente subito una cosa, da noi arrivano anche ragazzi miei coetanei,
persone che all'apparenza non sono quelli che noi identifichiamo i barboni, persone che vivono questa povertà dignitosamente, senza mai mancare quello che noi chiamiamo di igiene personale. Quindi è anche difficile individuarli talvolta quando arrivano da noi. E lì c'è ci deve essere per forza di cose la preparazione dei volontari nell'assistere questa povertà, che rientra ovviamente anche nella povertà, come dicevamo prima, della esigenza di farsi ascoltare, di raccontare la propria storia, perché talvolta loro si trovano a vivere la quotidianità rispettando degli orari. Ad esempio, noi ospitiamo tante persone che provengono dal dormitorio. Loro hanno tutto calendarizzato, dall'uscita dal dormitorio. Tutto programmato. Quei 5 minuti che magari una persona, un volontario, dedica a loro per l'ascolto, per loro sono preziosi. Diventa più importante quel tempo anziché un pasto caldo. Che a dire la verità, Napoli, la nostra città, si offre molto per il volontariato, proprio a livello di mense, a livello di questi tipi sì, di sì, no, è interessante questa cosa, perché la città di Napoli ha fama di essere città accogliente, che, come dire, sa essere anche, diciamo, ricettiva sotto questo punto di vista. Ma quanto c'è di vero in questo, diciamo? È vero, è peggiorata la situazione col passare del tempo? Dobbiamo fare di più? Insomma, vi chiedo anche un'analisi in questo senso, Antonietta. Dobbiamo fare di più perché i poveri sono in netto aumento, come dicevo prima. E per esempio, parlando della mensa di Porta Capuana, devo dire che è nata proprio guardando i barboni vicino alla ferrovia. E dopo il terremoto, con l'evento del terremoto, si è pensati di... È vero, perché io non vi ho chiesto quando è nata la mensa, adesso ce lo dicevo. E si è pensata di istituire questa mensa. Quindi abbiamo più di 35 anni. No, insomma. È nata nell'80-81. 80-81. Proprio perché, diciamo, il parroco, insieme al, se così posso dire, fondatore della mensa, Angelo Cafarella, pensarono di dare un pasto caldo ai terremotati. Prima c'era la distribuzione del pacco, alla fine non l'hanno più accettato, erano talmente depressi che non volevano cucinare. E questo Vincenziano pensò bene con il parroco nella casa canonica di cucinare e portare questo pasto già pronto. E poi man mano si sono avvicinati queste persone alla mensa. E da lì poi è nato tutto. Invece tu, Giuseppe, da quanto tempo sei volontario dentro la mensa? All'interno della mensa da 5 anni. E quanti sono più o meno i volontari? Hai detto una trentina più o meno. Sì, una trentina. Ci dipingi il volontario tipo della mensa di Porta Capuana? Quanti anni ha? Di che cosa si occupa? Quando viene da voi? È possibile fare una schematizzazione del genere, o comunque ce ne sono di tutte le età? Approfitto anche per l'occasione per ringraziare, certo, i volontari. È chiaro. Ad esempio, ci sono 2 signore al giorno che fisso stanno in cucina. Ecco. 2 signore che ovviamente hanno famiglia. Che potrebbero fare altro. Invece riservano questo tempo per dedicarsi al prossimo, dedicarsi agli altri. Ci sono ancora altri 2 volontari che si occupano in grandi linee della logistica. Quindi di tutto quello che è attinente all'assegnazione, alla prenotazione, anche perché i nostri ospiti arrivano la mattina, hanno la possibilità di fare colazione con noi, di restare lì in luogo caldo. A proposito, adesso sicuramente caleranno le temperature e il nostro punto accoglienza di Porta Capuana si riserverà di avere questa prerogativa, offrire anche un posto caldo. Anzi, ecco, anche un po'. Ti interrompo perché ne parliamo subito dopo la pubblicità. Oggi abbiamo voluto fare questa puntata proprio oggi, che è l'Immacolata, e che iniziano ufficialmente le feste per il Natale. Il Natale deve essere solidarietà, altrimenti non avrebbe senso. E la questione dei senza tetto, dei senza fissa dimora, è centrale in qualsiasi città, ma a Napoli nel meridione in particolare. Dopo la pubblicità riprendiamo proprio da questa, tra poco. Treasure, love so deep, I can't measure. Ain't nobody loves me better. Makes me happy, makes me feel this way.
could make color lies. I said, so far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised. Lifted, drifting higher than the ceiling. Oh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly. Eccoci tornati in studio. Stiamo parlando qui a Mondo Volontario di Povertà e ne stiamo parlando con due dell'Associazione San Vincenzo De Paoli, con Antonietta Prestia e con Giuseppe Maienza. Giuseppe Maienza è tra coloro che gestiscono la mensa di Porta Capuana. Si discuteva del fatto che adesso che è arrivato l'inverno, il generale inverno, come si dice in questi casi, c'è bisogno di un pasto, c'è bisogno di ascolto, ne abbiamo parlato, poi c'è bisogno anche di offrire un tetto a queste persone, perché dormire per strada è sempre difficile, dormire per strada in inverno è difficilissimo, è un'impresa. E in questo senso, diciamo, voi vi state già industriando per cercare di dare una mano anche a queste persone. In che modo, Giuseppe? Stiamo raccogliendo, ad esempio, delle coperte. È enorme la solidarietà arrivata proprio attraverso molti amici, perché le coperte ormai sono già un centinaio e presto ci adopereremo per distribuirle. Distribuzione, ma anche consegna proprio lì, quando arrivano da noi cercheremo di consegnarla a mano, così le valorizziamo ancora di più come proprio un dono utile. Ecco, ma chi viene alla vostra mensa, che percorso ha fatto? Mi rendo conto che, come dire, è difficile generalizzare, forse è impossibile, ma diciamo, perché si finisce per strada? Perché si finisce in strada di solito? Non ti nascondo che da noi arrivano anche imprenditori che con la loro impresa hanno fatto prima la loro fortuna e poi la loro sfortuna. Certo. Sono caduti in malora e si trovano per strada, perché ad un certo punto, quando poi è fallita la loro impresa, hanno dovuto anche abbandonare quello che è il tetto familiare. Sono stati lasciati dalle mogli e si trovano a gestire una situazione non facile, anche di isolamento all'interno del contesto familiare. Quindi è un mondo variegato, non stiamo parlando degli stranieri piuttosto che dei rom, esiste una realtà veramente molto varia, no? C'è una quantità enorme di extracomunitari che arriva da noi, ma si mescola tranquillamente con tanti napoletani. Antonietta, facciamo un po' di storia, raccontiamo di questa associazione, di questo gruppo che ha appunto radicamento su tutto il territorio mondiale, l'abbiamo detto. Sì. Ecco, partiamo dal fondatore. Il fondatore... So che peraltro voi avete festeggiato un anniversario importante l'anno scorso. Sì, un centenario, sì. Federico Ozanam, un giovane, già da studente di liceo, seguendo le orme del papà e della mamma, che amorevolmente curavano i bisognosi. Il papà era un medico e la mamma era una casalinga mamma che però aiutava le persone povere. Ha cercato, insieme agli studenti della sua età, ventenni, di aiutare gli ultimi. E proprio lì è nata la conferenza. Questa è la conferenza, l'insieme di persone che vanno ad aiutare i poveri. La prima conferenza fu fondata da Federico Ozanam. In che periodo siamo? Siamo nel 1800 e man mano ne sono nate tante, prima a Parigi, poi nella Francia, poi Federico Ozanam è venuto in Italia e anche qui si sono fondate, c'è stata la fondazione di diverse conferenze e siamo arrivati ai nostri giorni, ancora portiamo tutti nel cuore questa figura di questo giovane che purtroppo... Che è un punto di riferimento. Sì. È morto giovanissimo, a 40 anni, è papà di una bimba, un marito che a leggere le lettere, cioè chiunque, non solo il vincenziano, si innamora di questa figura.
completa, professore Federico, universitario. Federico Ozanam era un laico, diciamo. Sì, un laico. Era un uomo di cultura elevata. Certo, un professore dicendo. Universitario. E in qualche modo è il simbolo del fatto che il volontariato, appunto, non deve essere necessariamente legato al religioso oppure... No, la nostra società si chiama San Vincenzo De Paoli perché Federico Ozanam guardava... con occhi veramente amorevoli la figura di San Vincenzo De Paoli che prestava la sua opera tra gli ultimi, Peristrada, e quindi queste conferenze le ha intitolate a San Vincenzo De Paoli ed è nata poi l'associazione mondiale Società San Vincenzo De Paoli, ecco, però il nostro fondatore è Federico Ozanam. Faccio una domanda ad entrambi. Come si intercetta il bisogno? Antonietta prima ha detto che compito del volontario è anche di andare verso chi ha bisogno, di non aspettare che arrivi. Ma come si intercetta con i contatti, con le relazioni, con i rapporti con le altre associazioni? Come succede? Molte volte ci sono delle segnalazioni. E noi vincenziani ci rechiamo presso le abitazioni di queste persone che spesso per dignità propria non chiedono nulla. Ecco perché è tipico del vincenziano la visita al fratello povero. Penso che si senta più a suo agio rispetto ad andare a chiedere, certo, in un... C'è una mosca fastidiosa. Quindi questa visita rende tutto più semplice. Il fratello che ha bisogno è a casa sua. Ecco Giuseppe, il rapporto vostro dei volontari con quelli che vengono alla vostra mensa, che rapporto è? Ci sono a volte anche degli scontri, non lo so, ma magari per qualche incomprensione, perché ci sono anche dei momenti di tensione, di difficoltà. Sì, è dagli scontri che poi facciamo partire molte volte le relazioni e nascono dei bellissimi poi incontri. Dagli scontri nascono degli incontri. Perché l'approccio a volte è di diffidenza, duro. È duro. Molto duro e anche di diffidenza. Non tutti... Io faccio questa domanda perché noi non ci dobbiamo nascondere, diciamo, quanto può essere difficile il lavoro verso qualcuno che, venendo dalla strada, abituato alla strada, sa che, come dire, la vita è dura per lui e che chi gli sta intorno non sempre gli è amico, no? Sì, assolutamente. Non tutti accettano l'aiuto. Non tutti accettano l'aiuto, molti si avvicinano a volte. E la nostra presenza deve essere sempre discreta, perché al momento in cui intuiscono che ci si sta mettendo un gradino più in su, nasce una vera e propria difficoltà. Una difficoltà proprio che ti scattano e non tornano più, non tornano più. Appena non si sentono a casa, appena non li accogli, non si sentono più a loro agio. I pasti presso la vostra mensa, da dove arrivano? Oltre che, diciamo, dal progetto Pasto Buono, quindi qui Foundation Tirreni e CSV Napoli. La nostra è un'associazione che prevalentemente si autosostiene, si autofinanzia, quindi effettivamente la prima entrata per far sì che non manchi mai il pasto caldo al tavolo è questo. Però c'è da dire che molti benefattori ci aiutano quotidianamente, sia nell'ambito proprio dei pasti, ma anche con un sostegno morale che non deve mai mancare, perché è difficile stare, io dico sempre che siamo sempre in frontiera, stando a Porta Capuana c'è un flusso di persone incredibile, anche un flusso turistico, non nascondo che molte volte ci troviamo anche a fare accoglienza a turisti, in quanto la zona a due passi dalla stazione è una porta principale della città e molte volte i turisti si sentono spesati visto il degrado in cui versiamo. Eppure è un degrado in qualche modo, adesso non vorrei esagerare, però positivo, nel senso che è da lì che poi nascono i rapporti umani, quelli più forti, no? Non a caso molti dei nostri ospiti si sentono in dovere, ma anche con il piacere proprio immenso, di prendere scopa e paletta in mano. Diventano loro stessi volontari. E pulire la piazza con noi. Molte volte sono loro i protagonisti della pulizia di Porta Capuana. Ma se io conoscessi un clochard,
Che cosa dovrei fare? Dovrei convincerlo a venire fuori dalla strada? Dovrei convincerlo a venire a mangiare da voi? Ecco, io, qualsiasi persona che non è volontario, in che modo deve approcciarsi verso uno che ha bisogno? Questo lo chiedo a entrambi che avete vita di associazione, diciamo. Secondo me semplicemente accompagnandolo. E da lì con un sorriso, con questa accoglienza appunto di cui parlava Peppe, avviene, se posso tra virgolette chiamarlo il miracolo. Certo, non è sempre facile, però a volte funziona. Un piccolo miracolo, Giuseppe, un miracolo quotidiano però, no? C'è quello certo. Che si ripete giorno dopo giorno. Certo, mai però spodestarlo, mai interrompere quelle che sono le proprie abitudini, cercare sempre di essere sempre presenza discreta, anche andando a trovarlo e non attendendolo. Molte volte mi trovo a fare del volontariato pure anche di notte, uscendo con la mia ragazza vado a trovare dei nostri ospiti che dormono sotto un ponte o quant'altro, e loro sono molto felici di questa visita, perché si trovano proprio a instaurare sempre più un rapporto, una relazione di amicizia, e loro ne hanno bisogno di tante, tante amicizie. Ecco, Antonietta, l'ultima domanda la faccio a te. Quanto si arricchisce il volontario nel fare vita di associazione? Nel vostro caso, un'associazione grandissima, però anche le piccole associazioni, no? quelle territoriali. Quanto è forte la ricchezza in questo senso? Sembrano parole scontate, ma è bellissimo. Però diciamole, perché ci si sente leggeri dopo, ci si sente felici. Lo si legge dai sorrisi sulle dipinti, sui volti dei volontari, non voglio dire solo vincenziani, perché mi sento accomunata da tutte le associazioni in questo. Dare è molto più bello che ricevere, e questo è il luogo comune. Però è vero, è vero, ha un suo peso, ci si sente bene. Bene amici, abbiamo finito qua. Io ringrazio ancora Antonietta e Giuseppe per la disponibilità e per essere grazie venuti qua. A lei. Noi grazie ci vediamo la settimana prossima con Mondo Volontario. Buonasera.